Steve. E la cosa bella è che quando ho scritto Steve, la cosa bella è che quando ho scritto Steve, in verità io volevo scrivere Arrivo, invece ho scritto Steve. E io volevo scrivere Arrivo, ho scritto Steve. Articolo 13 già colpito. Già colpito l'articolo 13. Steve. Oh, oh, hippie high home. Allora, devo vedere se ci sono i pornazzi. Vedere se ci sono i pornazzi. Ma i porno? Chissà cosa accadrà i porno con la nuova regola. Non credo niente. Cioè, i porno? Cosa hanno i porno di copyrightabile? Niente? Cioè, tipo, al massimo i vestiti, boh. Perché ci sono dei CX in chat, vedo. Tra i cool. CX a voi, ragazzi. Anche se ormai è tutto fallito, però. Questo va bene, questo va bene. Questo va bene, 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 questo va bene. Ok, ho cercato di non farmi spoiler, partiamo. No more porn, Gachi, please. No, no. Sarò costretto a trovarmi una ragazza. No, dai, che noia, che noia. Metteranno i pixel come i giapponesi su tutto. Su tutto, tutto il corpo. Si va. Quando capisci che per colpa dell'articolo 13 dovrei trovare un lavoro. E invece no, faccio come Tom e me la dormo. Ah no, pure perché è morto. Forse per quello. Forse per quello, vabbè. In ogni caso, grazie Connor. Win-win situation. Grazie Connor. Sì, vedo che già sono partite le meme sull'articolo. Vedo. Dead. I porn non si toccano, noi ci tocchiamo. Eccoli. Dead Monk Omega. Sì, lo è, ci sono arrivato dopo. Ciao. Devo scrivere su Twitter, è vero. Devo scrivere su Twitter, aspettate. Devo scrivere su Twitter. Live iniziata. Ok. Aspetta, cos'era? Cosa ho visto? Aspettate, ho visto una roba. No, aspetta un attimo, ho visto una roba. Ok, Pog, praticamente la... No, vabbè, interesserà pochi di voi, però è una cosa che io stavo aspettando da un botto. La Gearbox ha praticamente ormai confermato Borderlands 3 ora su Twitter. Cioè, c'è un post che ho scritto... Volete sentire appena arriveranno nuove news di Borderlands? Guardate un po' qui! E ci sono un po' di social, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook... E niente, non me lo aspettavo, ok. Scusate se mi sono gasato così, ma non me lo aspettavo di trovarlo così davanti, ed è tanto che lo aspettavo. Follettina, ciao Dido Solgrin. Mi ha scritto un certo Andrea Palli dicendomi di insultarti, quindi lo farò. Ho visto alcuni tuoi video e mi sono scritto alcune cose. Sei un coglione depresso. Se devi sputare sulla gatta, fallo sulla tua ragazza. No, non è una ragazza, sfigata. Grazie Follettina. Me la sono andata a cercare. Follettina ha ragione. Ha ragione Follettina. Ha ragione. Non posso dire niente. 2400 retweet e 64.000 like. A real Follettina. Ha ragione. Cosa posso dire? Actually distrutto. Non potrei rispondere niente perché ha detto tutto. Prima dissing Riccardo Dose, ora te. Grazie Enti, sta qua la salvo, anche se è un tweet vero, quindi potrei andare anche solo che a fare lo screen. Grazie mille Enti, grazie. Sfigata! E quindi niente, è andato così. E però sai cosa? Ci manca il tocco di classe finale. Ciao! Se vuoi, se ti piace così tanto le sopracciglia e i baffi, falli fare la tua ragazza. Ciao! Flawless. Omegalul da Londra, Pepegafon, can we copy strike Kylie? Ma cos'è sto Jordi? Cos'è Vanessa? Cos'è Kylie? Mi viene Kylie Jenner, però. Kylie Jordi, scrivo.
Jordi, Velvet Liquid, Velvet Liquid è un cazzo. Gachi Hyper, è un Jordi. È un coso. Jordi Pogyu. Gachi Hyper. È questo, è un lipstick, come si chiama in inglese? Il liquido colorato da applicare sulle labbra. Rossetto. È un rossetto, Jordi. È della Kylie, è della Kylie. Della Kylie. Sei un coso, Monkes. Di Dogan, non mi veniva il termine. Non mi liquido colorato. Il carico lì aprile dove parlavi di giochi, alla fine che è successo? Margix, ci ho provato. Ho provato a incominciare il primo saggio barra trattato video essay su Spyro 1, ma mi sono reso conto che mi prendeva troppo tempo e non ce la facevo col tempo, nel senso che quel tempo avrei potuto utilizzarlo per molte altre cose e quindi poi non ce l'ho fatta, basta. Tutto lì, è solo una questione di tempo, è un peccato perché mi stava divertendo un botto, però scrivere il trattato, dice, non so come chiamarlo, si chiama video essay, quindi tipo per Raggio 2, anche, no vabbè, no scherzo, no, perché la notte non studio mai, però comunque magari la notte scrivo magari musica, che poi non pubblico, però la scrivo perché mi piace. Dovevi stare con la ragazza? Quitto John non fa prigioniere. Ma no, è che mi prendeva tempo. È che mi prendeva tempo. 27 marzo 2019, col VPN. Grazie Durden, grazie. Mi sono perso un sacco di cose, sbaglio? Mi sono perso un sacco di cose. Non ho fatto recap di Streamlabs, mi sa. Sick Red, Infernus, Nociarello, Alex Bestia, Sickman, Robby, Mayabis, Luke P90. Grazie a tutti per i follow, grazie a tutti. Buonasera, Giorgio, come stai? Appunto, ne ho parlato prima. Dove mi porti per il nostro anniversario? Occhio che sono una fancy. Scherzone, ti lovo con tutto lo stucco come se fosse il primo giorno, K. Grazie, Dandy. È molto bella in verità questa cosa, è molto bella il fatto che hai scritto che mi lovi come fosse il primo giorno. Mi fa capire che mi apprezzate anche se è tanto tempo che mi seguite, perché siamo rimasti i soliti, siamo rimasti sempre noi, ed è molto bella questa cosa, grazie Danny. Ho trovato una chiave di lettura molto bella nel tuo messaggio, grazie per l'anno, grazie mille per l'anno, che è tanto. Grazie mille. P90, che icona. Vabbè, il Mitra. Buonasera, come va? Oggi è l'inizio della fine. Ho capito. Vedremo un po' come si evolve per noi streamer. Vediamo per noi streamer come che si evolve. Esce il link della canzone di inizio live. No, perché non lo so. Fammelo guardare. La canzone di inizio live era questa qua. Questa qua. Non ve lo esco il link, vi esco la canzone. Zox Canon Music Video. Quanto è bella, è che in verità questa la conosco perché, piccola chicca, per chi non se lo ricordi, è la base della canzone Sidelines di Double. Se sentite il sottofondo, c'è quella lì, è così che la... Sì, sapeva già, sì, ma... My boy i Double, pace all'anima sua, non ha mai abbastanza... Ma basta Atlean, è 3 video su 3 che mi spunti. Cosa succede oggi a X-Weird? E quindi quindi non ha mai abbastanza affetto quell'uomo. Non è mai abbastanza apprezzato. Non è nel caso di Doyle questa frase. Whenever I'm about to do something I think what an idiot would an idiot do that, and if they would I do not do that thing. Sai vero che l'originale è il canone di Pachelbel? Sì, infatti canon in D maggiore
come ho detto l'altra volta, la mia composizione al pianoforte preferita. E questa è un capolavoro. E questo è un capolavoro. Mi vergogno così tanto. Basta, cambia canzone. Basta. Ok. Mi vergogno così tanto, ragazzi. Mi vergogno così tanto. Grazie, Enti, grazie. Sta qua la salvo per ricordarmi dei miei errori. Odid è morto per i vostri peccati. Odid died for your sins. Comunque. Con tutti i problemi che si trova l'Unione Europea modifica ciò che non dovrebbe. L'Unione Europea è la più grande inculata della storia, indecente però allo stesso tempo impossibile da abbandonare. Ci sarebbero tantissime cose da dire, però qua si sfocia nell'economia e nella politica. Ora io ho cercato di concentrare il discorso su quanto su internet, che è quello che ci riguarda. Quartetto d'archi, non pianoforte. Ignorante cronico. Porca puttana, la tua puttana troia zoccola impestata di merda. Alessio, ho detto Canon in D maggiore è la mia composizione al pianoforte preferita. Punto. Non ho mai detto che Canon è nato per il pianoforte. Quali problemi hai? Quanti ne hai e quali hai? Porca puttana. Internet dal culo alle nuove cose. Adesso Gabbani ci scriverà. Grazie Loto, grazie. Grazie. Oggi i nomi di... It's Jack, grazie. Sicuro come a volte ci ricrea indirizzo. Potrò venire a mangiare le cotolette il sabato quando abiterei da solo. Ivan, mi sembra... L'ho capita dopo. Mi metto a triggerarti. Ho notato. Smettetela di fare gli... Se lo meritava. Ivan, l'ho capita dopo, perché ragazzi, voi dovete sapere, il sabato è la mia giornata bistecca, che quindi il sabato mi faccio le bistecche, il sabato sera. E ogni volta che me le faccio, gli mando la foto a Ivan, e lui ogni volta, ormai è un rito, mi scrive proteine frizzo Cayman. E quindi era riferito a questo. E niente, ho apprezzato. Comunque sì, Ivan, mi casa as mi casa, te non ci puoi mettere piede, però nel caso in cui faccio le cotolette assolutamente ce l'hai il permesso, tranquillo. No more porn, ma figurati. Mike, grazie mille, grazie mille anche a te Mike per la sub, anche se ti conta solo un mese. E se porto la Kami è anche tu casa, tranquillo, è anche tu casa. Se porti la Kami sì. Ivan, quando dai due botte alla Camille, dai due anche a parte mia, che mi è sempre rimasto qua il fatto di... Mi è sempre rimasto qua il fatto di non averlo mai potuto fare. Quanti anni ha? No. Mike, grazie per la sub, grazie mille. Quitto Joe non fa prigionieri. quindi... No, ma ti penso. Vabbè, mi accontento. L'Archino, grazie per i 10, grazie mille. E Mike, quindi grazie per la sub. 17. Ma scusa, tu non ne hai di più di 18. Ivan, sei del 99. Quindi hai 20 anni, Ivan. Ivan, hai 20 anni. Perché hai dei rapporti interpersonali con liquidi seminali con una persona che non è capace di intendere e volere? Cioè, no, non nel senso che è stupida, nel senso che è minorenne. Eh? Come ti permetti? Come fai? Come è possibile? Camilla, ma tu accetti, cioè tu perpetui un comportamento del genere? Tu accetti di deflagrare? No, deflagrare vuol dire esplodere. Di deflorare il tuo corpo con il cazzo mozzo di Ivan, che è maggiorenne e quindi si sta semplicemente approfittando del tuo non essere esperta di questo mondo, mondo malato, mondo perverso, sporco, sudicio, sudato. Alabama. Che schifo. Posso solo dire questo. Beh, io non ho mai avuto rapporti con persone con età inferiore ai 18 anni. Quindi sono inorridito e schifato. Non capisco perché mettete i cap. Non lo capisco. No, Twitch stuff, I don't believe, I don't understand, I please, this is a European streaming, please, cap is copyrighted, please remove the caps. Essendoci qua tutte le sere è diventato letteralmente parte della mia vita, grazie di esistere. Yes, messaggio bellissimo e 2 anni.
Messaggio bellissimo. Smettete di mettere i cap. Messaggio bellissimo e 2 anni. Grazie per entrambe le cose. Perché 2 anni sono davvero tanti. Ma soprattutto grazie per il messaggio che è stupendo. È davvero stupendo. Grazie, Yesnitz, di cuore. Yesnitz, grazie. 19 mesi a seguire il tuo culo autistico. Ma infatti, Mike, perché ti conta un mese qua? È strano. Strano. Twist stuff, please be patient. He's interdetto. Sai, è vero che l'originale ancora mi diverto a triggerarti, ma un bel 7 miliardi. A proposito, poi devo dire una cosa su Massimo. Tu stavi di discante, said that Cammy is stupid. No, ho detto che Cammy è figa e non è capace di intendere di volere le destinazioni del suo corpo sessuale perché è minorenne, e Ivan se ne approfitta perché è una persona estremamente malvagia e manipolatoria. Me watching YouTube before March, me watching YouTube after March. Thank you, you very cool. Speriamo. Ma poi cos'è sta roba? Ah, è l'ultimo. Ho capito, l'ultimo sarà le wa di più di. Comunque sì, l'ho visto sto video, non mi ricordo cosa che fosse. Comunque, non lo so se davvero accadrà una cosa del genere. Non lo so, sinceramente, non so dire né sì né no, non voglio sbilanciarmi. Ma come fa Pog? Dopo la situazione particolare raccontata dal ragazzo qui su Reddit, ci tenevo a spezzare una lancia a favore del tipo losco citato nel racconto. Pensate a quanto deve essere difficile gestire 3 ragazze contemporaneamente. Cioè, wow, io faccio fatica già con una. Questo tipo è uno stronzo, ma gli schiafferei un 5 solo per questo. No, Alpacone, il tuo discorso si può distendere anche ad altre cose, quindi no. Non so se devo specificarlo, ma per evitare casino specifico, sono ironico. Ah, allora ok. Comunque, nel senso, io già faccio fatica a gestirne una per più di 3 mesi, quindi capisco il punto, capisco il discorso. Però ragazzi, se io mi mettessi con una adesso, a giugno sarei single. Quindi avrei tipo l'estate tranquilla, scialla, no? Perché sarebbero 3 mesi giusti. Ora siamo al terzo mese. Il sesto mese è giugno, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, sì. Ci sta. Qualcuno si vuole mettere con me? Tanto poi a giugno finisce. Non riesco ad andare oltre i 3, tanto. Avresti l'estate di lacrime. Io. Vabbè, ok. Dato che siete in tantissimi, dato che tutti quelli che hanno detto io smiley face non l'hanno fatto per la meme, ma perché lo vogliono davvero. Allora bene, facciamo a turno. Un maschio e una femmina, così comunque espando anche i miei gusti, i miei orizzonti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Terrò a mente tutti quelli che hanno scritto io. Grazie mille di cuore, mi avete dato un boost all'autostima incredibile. Posso avere 300 fidanzati e fidanzate. Grazie a tutti. Cicinella, che teneva che... Perché l'hanno scritto sul muro? Perché? Dio mio. Ah, è precisazioni sul racconto di ieri, però sono curioso. Vediamo dopo, ma sono curioso. Ho saputo dell'incendio a Genova, tutto ok? Incendio. Ah, minchia, è vero. Incendio già riaperto la strada da 10. Addirittura gli sfollati. Addirittura gli sfollati c'erano. Che incendio, Megalul. Non so niente, quindi va tutto bene. Va tutto bene, grazie mille, tutto bene, tutto a posto, va tutto bene. Siamo tutti bene, se no avrei saputo qualcosa. Per fortuna va tutto bene, grazie. Per fortuna. Twist staff discount? No. E perché non un maschio e non una femmina insieme, mentre tu guardi dalla finestra col binocolo? Guarda, lo faccio già nella mia mente quando immagino Ivan e Camilla, quindi se riesco a evitare anche nella vita reale è meglio. Disinformazione, grazie EU. Beh, avrei potuto aprire un articolo e non trovarmelo apribile. Cos'è quel fumo dietro di te, Monkaes?
Ma puttana di quella, ah, la smetti di tagliare le live. Anonimo. No. Enable. No, normi enable Pogu. No, non mi piace. È brutto, guardatelo, è brutto. Sta canzone mi sta facendo crescere le unghie sulla cappella. No. No. Ok, mettiamo questa qua, dovrebbe andare bene. Questa. Ok. Normi music with gay sounds, bass boost, normi music with gay sounds. La meme è bella, ma il Pogu è orribile. Woodface. Esatto, è orribile Woodface. Esatto, è orribile. È orribile. Pogu. No, è bruttissima, ragazzi. Non so come vi faccia piacere. È già più figo scrivere Pog. È già più bello quello. To the dawn. Can you put the man who sold the world? Ok, sarà fatto, Magic, sarà fatto. Oh, Onipog. L'ho capita dopo. Ho capito dopo. Grazie Durden, grazie. Cosa ne pensi del wear champ e dello non mi piacciono tutte le emote del champ, mi piacciono. Vabbè, quella base, ma è ormai un po' superata. E il Pog. Il Pug Chomp non mi piace molto. Tutte le altre zero. Vi chiedo scusa, ragazzi, non so cosa dire. Vi chiedo scusa. Non mi piacciono proprio. Meme fatta male, ma perdonami perché è la prima volta che uso Photoshop. Vorrei delle critiche costruttive perché mi sono divertito a fare questa meme e vorrei migliorare. E fu così, figlioli miei, che mi innamorai di vostra madre. Bello che i miei figli sono dei piccoli pepego. Questa invece è i miei pepega, la prima volta che ci incontrammo e fu subito amore. Vlitraxess. Potrei farlo se fossi un clout chaser. Uno che cerca di, come posso dire, di la ricchezza, perché secondo me un minimo di qualche soldo lo deve avere Follettina Crescio, perché le bambole che lei pettina, per le quali ha questo attaccamento inquietante e terrificante, credo siano abbastanza costose. Quindi se hai i soldi per comprare le bambole, ha anche i soldi per mantenermi, giusto? Ah, è vero, è bello che anche sull'autobus. È vero, è anche sull'autobus. Se io fossi Gold Digger, proverei a slidare nei DM di Follettina. Giusto, Fived. Ragazzi, Fived, scusate. Scusate. Poi c'è uno safe for work. Ok, no, in verità è un post sfogo finito tra virgolette male. È un post sfogo di Manu. Manu, ho letto il tuo post. Non so cosa sia successo, perché il post dice poco e niente. Cioè, no, anzi, non dice niente su quello che è successo. Ed è molto brutto il post. Non lo faccio vedere perché, se siete interessati, è lì su Reddit. È molto breve, in verità, però voleva fare un post sfogo, ma non l'ha fatto perché non ci riesce, è troppo giù. Manu, io non so nulla di quello che è successo perché non hai detto nulla. In ogni caso, quello che ti posso dire è: ti prego, cerca il più possibile di pensare solo alla live, a noi. Lo so che è stupidissima come cosa, ma senza neanche sapere che cos'è successo, non posso dirti altro. Ieri, quando quello psicopatico, Prukashna, che ora è in live e che sta aspettando il continuo, ci ha raccontato quella cosa inquietantissima e folle, Io ho cercato di dare un po' il mio parere. In questo caso non posso farlo, non so niente. Però ti prego, Manu, mi spiace vederti così. E non ti conosco, non ci conosciamo di persona. Ma a me fa male vedere chiunque di voi star male, perché sono affezionato. Quindi, qualunque a cosa abbiate, chiunque di voi sia che sta male, cercate davvero di concentrarvi il più possibile con la live. Cerco di farvi svagare il più possibile, altrimenti starei qui e starei zitto e farei fare alla chat tutto il lavoro, come fa Forsen. Invece io cerco di fare battute, di essere divertente, di essere accattivante, cerco di farvi pensare ad altro. In parte anche per questo che ho allungato le live fino alle 2 in maniera fissa, perché tanto allungare le live fino alle 2 a me non conviene a livello di orari, né a livello di soldi, perché non è che metto un ad in più, quindi a me non cambia niente farle di un'ora in più, non mi dà un vantaggio a me,
Oddio, sì, l'unico vantaggio che mi dà è che possiamo fare dei giochi più lunghi. Questo è il vantaggio che mi dà. Finiamo i giochi prima e possiamo farne di più. Questo è il vantaggio. Però per il resto spero che sia soprattutto vantaggio per voi, perché ripeto, lo so che quando uno sta male e riesce a trovare conforto nelle live o nei video di qualcuno, poi vuole che quelle live continuino per sempre perché ci sta bene in quell'ambiente. Quindi spero che allungare le live di un'ora dia una mano a molte persone. Perché ripeto, a me non dà un vantaggio. A parte continuare i giochi per più tempo, perché non metto un ad in più, non metto delle pubblicità, e in più dall'una alle due siamo in 50, non c'è quasi nessuno. Quindi non è un vantaggio per me, per farmi conoscere di più, eccetera. È una cosa che faccio sia per voi, sia per i giochi, per finirli prima, per giocarne di più. Quindi questo per dire, io cerco in tutti i modi di essere il più possibile. Uno è un elemento per far staccare la testa, quindi Manu e chiunque altro stia male, me compreso quando sto male. Ormai è tempo, ormai che sono abbastanza stabile, diciamo, però quando sto male le live aiutano anche me. Quindi cercate di staccare il più possibile e concentrarvi solo su quello che facciamo, perché tanto poi per pensare alle cose brutte, appena la live finisce, c'è un sacco di tempo. Quindi finché siete in live, pensate a noi, diciamo. Scusate questo piccolo discorso, ma era importante perché magari c'è gente che sta male, appunto, quindi. Ok. Andiamo avanti, quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, questo posso farlo vedere. Vediamo, aspettate che. No, non lo dico perché non sei for work. C'è tipo roba con la lettera proibita. Ok, il resto dovrei poterlo far vedere. Ok. Però prima c'è un coso, una reaction. Non è una reaction, un parere musicale. Quindi sono curioso. Borde, Maiera Freestyle. Allora, i freestyle, ok, i freestyle per i rapper, eccetera, eccetera, sono un biglietto da visita incredibile, sono un vantaggio assurdo perché con i freestyle, ovvero i freestyle non inteso come freestyle nel senso che vai improvvisi sulla base, freestyle nel senso che fai una traccia molto breve di 1 minuto, 2 minuti, dove parli di cose slegate da qualsiasi altra cosa, giusto per farti vedere, per far vedere che sei bravo, per far sentire la tua musica, eccetera. Se tu riesci a mandare a puttane un freestyle, vuol dire che fai veramente schifo, ok? Perché nel freestyle no, non hai obblighi, non devi parlare di una cosa in particolare, non devi spremerti per cercare di aggiungere. È come un trailer di te stesso come rapper. Cioè, io sono un rapper, vuoi vedere cosa so fare? Eccoti un mio freestyle. Il freestyle è il biglietto da visita, ok? Se riesci a farlo male, vuol dire che fai schifo. O anche le intro. Com'era? Aspettate, la intro che ha fatto Madman, quella per Escape from Art, credo. Intro. No, forse ho detto una cazzata, forse è questa. Ah no, sì, ho detto una cazzata. Escape from Art è di 1000 anni fa. Questo è del mixtape, questo qui. Questo. No, 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 no. Questa è bella, no, ma ho sbagliato. Ah, c'è Madman che ha fatto un intro che mi ha fatto capire che mi piace la sua metrica. Ma solo con la sua intro. Però non la trovo. Quindi boh. Credo sia Escape from Art. No. Non è bolla. Non è bolla. Quella che dice: il mio disco fa su Nero fuori il 10, 10, 10. I giudici diranno 10, 10, 10. Scrivo 10. Madman, 10. Oh, questa non è una intro, che ho sbagliato io. Non è un'intro, ok, scusate io. È Oniro, ecco, non ha un nome. Questa cosa qua mi ha fatto innamorare del suo flow ai tempi. Vabbè, non l'ho sentita nel 2010, l'avrò sentita, boh, 2013, 14, boh, non lo so. Sulla scala Richter, tu resti allo stato brado sulle palafitte. Marco dovrei scrivere alla Socrate. Voi siete fake per me perché sto rap come sto. Questo era un freestyle estremamente di effetto perché la base era una figata e il ritmo era Un medico folle. di Ippocrate, rap
rappi romane, Mad Men Show, prima un uppercut, tu rimorchi chat in chat e ti credi Cattelan. Quale talento, sei l'ultimo clone, ti tolgo punti d'onore, scrivo fulmini al fulmicotone, ti do onori, mi altritolo, coloro col tecnicolo, rap al vetriolo che ti sfonda il culo come un cetriolo, flow che sfonda i 5 pop per cat. C'è un cazzo di ritmo assurdo, quella parte lì del bla 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 bla, fulmicotone lì non mi ricordo il testo, quella parte lì è fighissima comunque. Quindi vediamo se Borde funziona. Hands up. Se li merita Mad. No, Mad a me non piace molto perché è un po' sfociato con l'ultimo mixtape e è una roba che non mi piace. Però le intro o le esclusive sono davvero fighe. Non mi piace Mad Men volume 3, questo qua nuovo che è uscito, come si chiama? Ok. Meyer. Cazzo, mi sono dimenticato di fare il bidet. Scorda assassino da Michael Myers, ma se la vedo baby sto on fire, leggera come le Camelot, qua si vive dentro un survival, CD per vivere come un sicario, mo che sto qua tu sei lì a rosicare, sono il tipo che non ti aspettavi, sono le tre, dimmi che c'è da fare, esci con me, no, come no, io che ti aspettavo in quel portico, l'unica stella come nella bandiera del Porto Rico, t'ha fatto la tipa, chiamo l'amico, prima piangevo, adesso rido, prima piangevo. Sì, ok, non posso dire niente, stavolta non dico niente, nel senso che è orecchiabile molto più della merda che mi mettete sempre, di solito mi mettete, yo, sì, la chi, evviva, la chi, la saliva, mangiava la saliva, evviva, ogni volta mi mettete sta roba, quindi quando mi mettete questa roba qui, che per me, per i miei gusti personali, che sono estremamente strani, e non affidabili, per me un 6 è meglio che i 2 che mi mettete sempre in bagno. È un mio amico, volevo sapere come ti sembrava. E appunto, no, per me, per i miei gusti è 6, nel senso che è meglio della merda che mi mettete sempre, ma non è il genere che piace a me, perché questo genere è... diciamo che questo, con questa base da trap, non, è un genere che a me non piace. È questo che a me non piace. Cioè, io faccio schifo a rappare, non dico che io sono capace e non mi definisco un rapper, però lo stile mio e suo sono diametralmente opposti. Il mio è lo stile del vecchio, diciamo, questo è lo stile nuovo che va di moda adesso. A me lo stile che va di moda adesso non piace. Tutto qui, poi che sia bravo o meno non lo so dire, io posso dire il mio gusto per personale, il mio gusto è che non mi piace, punto. Però è ovviamente è meglio della merda che mi mettete sempre. Cock. And next one, please give me cock. Cock. It's cock, it's in English. I still remember the first time I went to America. I was at the airplane. I asked flight attendants that, can I get a cola? And next one, please give me cock. È bellissimo. Gacci hyper come tutto. Grazie, apprezzo molto. Grazie. Cos'è questo? Grazie. Aiuto, ma povero questo. Ragazzi, spero che parli di me che subisco le bizzate e non parli di Prukashna che è andato nelle fauci di una... Just for the... non mi rifer... Ok, prima di venire copy strikeati da Linity, andiamo avanti. Buonasera, oggi voglio condividere un po' di cose. Che vuoi copy strike di doio? Ho un po' di cose. Ho creato due copypasta. La prima è: uè, bella frasca. Lo sai che sei proprio buona. Quasi quasi ti porto a casa mia. Quindi ti faccio sentire la mia bella anguilla. Dopo ci mettiamo sempre sul letto e ti lecco tutta. No, non funzionano così le creepypasta, Taras. Com'è possibile che il tuo post riesca ad arrivare a zero? Nessuno mette dislike sul nostro subreddit. Nessuno. Come hai fatto a fartelo mettere?
Golden Cup, K-Test. Grazie, 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 Onur. Questa è la prima e la seconda. Questa potrebbe essere usata quando giochi ad Apex. E amico, sapevi che sono il più forte giocatore di Apex, quindi non mi sfidare, bello. Ti faccio mentire di essere nato. Scusa, devo andare a far quittare a tanta gente. Allora, Taras, Taras, apprezzo l'impegno che ci hai messo nel fare questa cosa. No. Ragazzi, per favore. Ragazzi, per favore. Allora, Taras, vabbè, sono partiti in chat. Apprezzo l'impegno, la cosa carina che ci hai messo, però la cosa bella delle coppie paste, anche quando sono spontanee e nascono così, nature, quando nascono così forzatamente perdono un po' di magia. Quindi se ti viene in mente una copypasta, magari scrivila direttamente in chat e usala direttamente, non la stare a mettere qua, perché se fai così togli tutta la magia del tipo: "E ragazzi, adesso incominceremo a fare una nuova meme". Invece no, è come quando io ho incominciato, che ne so, a insultare la Kira. Non è che ho detto: "Raga, dalla settimana prossima la nuova meme sarà insultare la Kira". Fa schifo così. Si fa e basta. Tutto lì. Quindi, quando hai voglia di inventare una meme che ti viene in mente qualcosa, fallo e basta. Ho visto con le copypasta facciamo un video molto molto bello. Sì, vabbè, sarà Riccardo. Apu does Twitch. È un minuto di video dove non succede letteralmente nulla. Volevo condividere un gioco che merita moltissimo. Ed è lo stesso link di prima. Taras, what the fuck? Va bene, i due link sono gli stessi, quindi non posso dire, non posso farci niente. Bene, 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 bene. Autoaggirare la regola Taras di punti di domanda Omegalul. Non so cosa farci, i link sono gli stessi. Vabbè, comunque. Per prima cosa, grazie Dido, non preoccuparti per essere stato molto diretto, anzi lo apprezzo. Se voi chiedete un parere a me è perché siete consapevoli che sarò diretto. Grazie ancora per aver letto, per quanto possibile, senza correre troppo. Grazie Fran per il sostegno e per la cancer chat. Grazie Fedaino, grazie Faccina Fedaino. sorridente, faccina sorridente, faccina triste, No! faccina triste. Faccina Dan sorridente, dan faccina dan dan sorridente, dan faccina sorridente, faccina triste, grazie per il faccina follow, ne abbiamo sorridente, parlato, sì. faccina Però sorridente, vabbè, in poche faccina parole, triste, prima che faccina subiremo de sorridente, delle conseguenze, noi nelle stream passerà qua un minimo di tempo, non so quanto, ma un minimo. faccina sorridente, faccina Vediamo cos'è questo. sorridente, faccina sorridente, faccina triste, faccina sorridente, faccina sorridente, faccina È triste, faccina sempre sorridente. Bigon quella Faccina roba lì. E sorridente, poi faccina c'è un link triste, di faccina Ivan. triste, faccina sorridente, faccina Na 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 na. sorridente, faccina sorridente, faccina Ok, triste, questo è un faccina amico di Ivan. È actually un faccina mio amico. sorridente, Ok, questo è un amico di faccina Ivan. triste, Non fare il faccina gangster sorridente, faccina freestyle. Però ci è sorridente, mixato internamente faccina da triste, Pit. faccina Vabbè. Quanto triste, specifico. faccina sorridente, faccina Il video è un sorridente, esemplare che cerca di vivere faccina attraverso una sorridente, ferrea dieta a faccina base di cracker e triste. pasta. Ma è quella Faccina di ieri, è sorridente, quella. È faccina fantastica quella, è sorridente, fantastica. faccina triste, faccina sorridente, faccina sorridente, faccina triste, Basta, faccina Fedaino, triste, basta. faccina sorridente, faccina sorridente, faccina sorridente, Basta. faccina triste, Volevo faccina solo precisare sorridente, alcune faccina cose. So che potrebbe sorridente, essere fake, ma faccina purtroppo non triste, lo è, questa cosa è faccina grave. sorridente, Abbiamo fatto tutto, ma non abbiamo mai scopato. faccina sorridente, faccina triste, Perché appunto a lei non è faccina mai successa una cosa del sorridente, genere in faccina passato, cioè di essere un sorridente. sacco persa e Faccina attratta da un altro sorridente, mentre era faccina fidanzata. triste, faccina sorridente, faccina Quindi ha sorridente, preferito non faccina arrivare a quel triste, punto. Sicuramente faccina lei è un po' immatura, ma sorridente, io penso di non essere faccina uno che si comporta sorridente, faccina triste, da faccina dodicenne. triste, faccina sorridente, faccina sorridente, faccina sorridente, Allora, faccina triste, Prukashna, non è che io faccina ti voglio sorridente, dare faccina del sorridente, bambino, faccina triste, ma in questo faccina sorridente, frangente. faccina sorridente, di do. In questo frangente, hai letteralmente detto che eravate in una situazione poi rimasta di dove rimasta in stallo, dove non si riusciva a slegare la cosa perché lei stava con lui perché lui aveva la precedenza, perché ci stava da Faccina prima. sorridente,
Faccina sorridente. Questo basta. Faccina sorridente. E avanza. Faccina sorridente. Ok. Faccina Trucassio. Sorridente. Faccina sorridente. Oh, Lenor! Faccina sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Semplicemente sono molto faccina sensibile sorridente. E quando faccina mi affeziono a una persona non riesco a dimenticarla faccina né sorridente. Lasciarla andare faccina soprattutto dopo certe cose faccina dette e certi sorridente. Momenti vissuti faccina insieme sorridente. Ok, faccina adesso sorridente. Ti rispondo faccina in una maniera sorridente. Diversa faccina sorridente. Purtroppo come detto la mia era una sintesi. Posso assicurarvi che lei non è una troia faccina sorridente. Faccina ma semplicemente è stata rovinata da quel faccina tipo sorridente. Faccina sorridente. Faccina sorridente. Non ha voluto faccina indagare sorridente. Non ho voluto indagare per lui perché non voleva sorridente. Perderlo faccina e preferiva sorridente. Tenere le tette faccina le fette sorridente. Di prosciutto sugli occhi faccina dopo tutti i suoi comportamenti e quelle delle sue cazzate le ho detto più volte faccina cose spiacevoli sorridente. Faccina sorridente e io ho iniziato anche faccina io sorridente. Faccina sorridente faccina a diventare sorridente. Pesante infatti le mando faccina sempre sorridente. Frecciatine del faccina tipo sorridente. Non sei più la stessa ragazza faccina che ho conosciuto sorridente. A settembre faccina sorridente. Anche lei mandi faccina le copypasta sorridente. Mi mancano faccina i tempi sorridente. In cui c'era Salvatore faccina sorridente. Tutto questo incrinato faccina il rapporto sorridente. E a rovinare tutto ancora faccina di più via la sua idea del cazzo di rubarci col suo ex sorridente. So benissimo che l'università faccina dovrebbe essere il mio primo obiettivo faccina no non l'ho mai sorridente. Detto questo purtroppo questo problema per cui problemi sentimentali mi rendono incapace di concentrarmi. Faccina ma non è vero, ma non è vero. Non ho mai scherzato sul fatto che lui volesse la precedenza perché se ci pensate faccina a lui non fregava triste. Niente di lei. Faccina quindi se gli bastava portarsi a letto, triste. Poca importanza faccina aveva triste. Se la loro relazione faccina stava andando in pezzi. Faccina triste. Faccina triste. Ok. Faccina triste. Faccina chat, faccina behave. Triste. Faccina triste. Ma in ogni caso faccina non c'entra triste. Niente aver la precedenza. Triste. C'entra faccina niente. Triste. Faccina triste. Adesso faccina io è tornato triste. Molto probabilmente perché in astinenza da scopate e sono sicuro che non potranno mai avere una relazione quei due dopo ciò che è successo. Il problema sono io che sono stato e sto troppo male perché credevo che tra me e lei ci potesse essere qualcosa di speciale. Adesso non vorrei nemmeno più una storia con lei dopo le sue scelte, ma nonostante questo il dolore non va via né finché non dimenticherò il passato. Allora, Prukashna, ascoltami. Hear my words. Listen to me. Non è troia ma di dovu. Listen to me. C'è stato un periodo in cui ci avevo provato con una fidanzata, ok? Ci sono stati sono state numerose le volte in cui ci ho provato con gente fidanzata. Però in particolare prendiamo due di questi esempi, ok? Prendiamo story time Pog. No, sì, vabbè, story time perché tanto abbiamo ancora 10 minuti e questo è l'ultimo post. Voglio rispondere a Prukashna. Prendiamo due di queste numerose volte. Una volta, però non do i dettagli perché se no tiro fuori gente che ovviamente non vuole essere ovviamente tirata in mezzo, ovviamente. Quindi non do i dettagli, sarò molto vago. Una di queste due volte ci ho provato con una che era fidanzata. Lei si è resa conto che stava meglio quando era in mia compagnia piuttosto che in sua compagnia. E quindi una, due settimane dopo che ci siamo conosciuti, che avevamo incominciato a uscire abbastanza spesso insieme, l'ha mollato e si è messa con me, ok? E non posso dire quando è successo né per quanto tempo siamo stati insieme eccetera, perché sennò poi voi vi fate i vostri calcoli eccetera, quindi poi capite chi sono le persone, quindi finisco qui la storia. L'altra volta invece, Prukashna, e qua si arriva invece al discorso simile al tuo, ci ho provato con una ragazza che era fidanzata anche lei, ma era nel momento in cui poi era con me, ero io smiley face, nel momento in cui era con me eccetera eccetera eccetera. Comandamento numero 9: non desiderare la moglie del tuo prossimo. Se la moglie del mio prossimo è molto figa, la desidero. E come è il comandamento quello lì, festificare le feste, che è una cagata. Comunque ho detto festificare le feste, vero? Vabbè, il punto era che ci ho provato con questa e questa qua si trovava meglio in mia compagnia piuttosto che in compagnia di questo suo ragazzo. Limonavamo, ci baciavamo, uscivamo insieme e lei mi continuava a dire che stava meglio con me che con lui e che ovviamente tipo, oh, questa sera, che ne so, devo uscire con lui, per dire, no? E mentre era con lui mi scriveva tipo, che palle, sarebbe molto più bello essere con te che con lui, no? E continuava a starci. E poi alla fine, bla 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 bla, succede che è andata male, eccetera.
Basta, ed è tornata sui suoi passi. Scelta giustissima, perché ognuno deve fare le sue scelte. Ma che senso avrebbe per me adesso continuare a dire ma ora lei è tornata con lui e con lui non ci sta davvero bene, perché stava meglio con me, io lo so, lui non la mere... No, basta, cioè ha fatto la sua scelta, basta. Ha fatto la sua scelta, basta, è giusto così, perché è giusto così, è suo diritto fare la sua scelta. Questa qui, nel suo caso, vuole fare la scelta di tornare con questo tizio, anche se non gliene frega niente, eccetera. Va bene, basta, è fatta. Prakashna, mi spiace, ma hai cagato la minchia. No, scherzo, ovviamente scherzo, però Prakashna, mettiti in testa che è una sua scelta e che tanto non le farei cambiare idea. Non le farei cambiare idea. Al massimo, se continuerà in questa sua scelta e poi magari in futuro si renderà conto che non era la cosa giusta, cambierà idea, ma per ora è così, punto. Non ha senso che continui a crucciarti, perché alla fine, per quanto tu possa dire ma le cose vissute insieme, ma io ci sto ancora male, ma lui non l'ama davvero, basta, è la sua scelta, è la sua scelta, basta. E anch'io anch'io vorrei dire a certa gente guarda che lui non ti darà quello che ti ho dato io, ma neanche se vivesse 5 volte. E per quanto so che sia vero, non posso farlo, perché basta, è finito.